Per questa autostrada stiamo andando a Coimbra. L'autostrada A1 attraversa il Portogallo ed è la più importante della nazione. Il paese si estende per circa 90.000 km quadrati e conta 10 milioni di abitanti. Oggi 26 aprile siamo arrivati a Coimbra e dal Mirador Santa Clara riprendo una panoramica di questa straordinaria città medioevale. È possibile notare un moderno ponte che collega la città dalla parte vecchia verso quella nuova. Dopo Lisbona e Porto, è la terza città del Portogallo in ordine di importanza. Conta circa 100.000 abitanti, 30.000 di essi sono studenti universitari. In stile neo-manuelino, nuovo manuelino del XIX. Stiamo andando verso l'università. L'Università di Coimbra è la più antica del Portogallo, risale al XII secolo. L'ingresso dell'Ateneo. In origine questo era il Palazzo Reale di Coimbra. Il re fondò questa università e il monumento a Giovanni III, che nel 1500 donò il Palazzo Reale all'università. La stessa fu fondata da Re Dionisio nel XIII secolo. Lo stemma reale che sormonta l'ingresso principale alla biblioteca dell'università, all'interno della biblioteca di Coimbra. È legno dorato e dipinto nella parte superiore. L'opera fu realizzata da uno scultore di Coimbra nel XVI secolo. La Torre della Cabra. La parte moderna
dell'università fu fatta costruire dal dittatore Salazar negli anni 50. Facoltà di lettere. Siamo nella parte storica di Coimbra, il luogo di Coimbra visto da nord. La costruzione risale al XII secolo. La struttura della chiesa è in stile romanico e, come è possibile vedere dall'interno, ci sono pochissime aperture verso l'esterno. La decorazione dell'altare principale in legno dorato è opera di scultori fiamminghi del 1400. Il fonte battesimale risale al 1200. Notevole il chiostro, che in posizione rialzata rispetto alla chiesa centrale mostra nella sua bellezza anche tanta austerità. La decorazione della cupola è fatta con piastrelle, opera di artigiani portoghesi. Ingresso principale del Duomo. Monumento alla Donna che attinge l'acqua. E domenica è il centro storico di Coimbra. È godibile nella sua straordinaria bellezza. Alcune abitazioni caratteristiche di questo centro. Con questo fascio di bellissime sterlizie ci congediamo da questo ambiente.